Ciao amici FanBlog Italia, bentornati sul canale YouTube. Oggi grazie al nostro shop partner su AliExpress, KiwiTime, vi porto la recensione di lui, il nuovo Evo V17, il primo watch ragazzi dal grande display da 1.9. Scopriamolo insieme. Prima di iniziare questa recensione vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale per aiutare FanBlog Italia a crescere. Iniziamo con l'unboxing ragazzi, unboxing ve lo faccio così al volo perché all'interno troveremo solo un manuale in lingua inglese con il codice QR per scaricare la nostra applicazione. Abbiamo un cavo qui, non basetta magnetica questa volta, ma il classico pin magnetico, quindi circa un paio di ore per ricaricare la batteria. È la nostra confezione che è abbastanza semplice. Il disegnino qui appunto dell'orologio, nella parte posteriore qualche specifica, vi faccio vedere anche il QR qui per scaricare la nostra applicazione M-Active Pro. Subito ragazzi vi parlo di batteria un pochettino più capiente, 380 mAh, ovviamente è anche più grande il watch e anche il display un pochettino più grande ragazzi, e consumicchia un po' più di batteria. Sono riuscito comunque a completare una giornata intera, una notte, una mattinata successiva, poi intorno a ora di pranzo l'ho caricato accendendo e spegnendo la seconda connessione, ovviamente quando mi occorreva. Descriviamolo esteticamente, è ben fatto. Devo dire, questo V17 di Evo è davvero ben realizzato. Abbiamo un frame completamente in alluminio. Lateralmente a destra vi è la rotellina che funziona, quindi si può girare e cambiare le nostre watch face, ma anche muoverci all'interno in quasi tutti i menu. Il secondo pulsante che non è altro per accendere e spegnere, dimenticavo ragazzi, la rotellina è anche ragazzi cliccabile e ci riporterà, come state vedendo in questo momento, al nostro menu, quello ad Alveare. Il microfono tra i due pulsanti, frame sinistro, vi è lo speaker un filo meno potente degli ultimi cloni provati finora, questo ve lo dico subito. La parte posteriore ha un bordo in vero vetro dove ci sono i pin di ricarica, invece l'oblò dove vi è la sensoristica è in plastica. Cinturini ragazzi senza sgancio rapido, ma vi faccio vedere in diretta, guardate, si possono tranquillamente qui rimuovere, bisognerà fare un pochettino di pressione come sempre, e anche questa volta quando si acquistate cinturini della stessa misura da sostituire ragazzi, senza il bottoncino qui, quello metallico, quindi i bottoncini sul watch devono essere sempre in plastica. Vi do anche le misure esatte del nostro orologio, 45,4x38,4 per 10,7 mm di spessore. Invece mi soffermo un attimo sul pannello perché ho trovato un pannello da 1.9, come vi ho detto prima, eccolo qui, ve lo avvicino alla videocamera ragazzi, con risoluzione 320x390, un pannello questa volta non TFT classico LCD ma un IPS, colori più vividi, neri un filo più profondi del classico IPS, e devo dire è davvero reattivo. Nel riepilogo delle specifiche tecniche, Bluetooth 5.0, un filo, ragazzi, dico sempre un filo perché questi cloni sono sempre un po' appunto un filo, un pelino migliori rispetto magari al modello precedente. Non c'è mai questo grande stravolgimento, perlomeno a livello hardware. Qui sì, abbiamo un display più grande, un display più bello, ma le specifiche sono sempre quelle. Bluetooth 5.0, 5-6 metri, resta connesso senza problemi, senza ragazzi chiudere troppe porte alle spalle o si andrà a disconnettere. Si riconnetterà automaticamente sia con Android che con iPhone, ma ricordate su Android di lasciare tutti i permessi accesi. L'applicazione di escludere dal risparmio, cioè l'ottimizzazione batteria Android a via automatico, e lucchettatela il multitasking anche su iPhone. Ricordate di lasciare l'applicazione sempre aperta appunto tra le app del multitasking. Abbiamo un nuovo processore AC6954, credo sia un processore di marca
Geli, processore fatto apposta per questi cloni. Un processore che ne confluisce tanta fluidità, ovviamente non è personalizzabile, non abbiamo scheda di memoria, non abbiamo possibilità di inserire SIM e non c'è GPS. Vi parlo anche di impermeabilità perché lui non è impermeabile P68, definito un life waterproof, ossia resiste, ecco, va qualche sgrizzo d'acqua quando vi lavate le mani, piove, un po' di sudore, non ci saranno problemi, ma non immergetelo, non bagnatelo troppo, ovviamente non ci nuotate, non ci fate la doccia. Come tutti i cloni della serie Evo, è in grado di misurare alcune funzionalità sportive. Abbiamo la camminata, abbiamo la corsa, non sono tanto precise questa volta le traduzioni. Ad esempio bicicletta la chiama equitazione, comunque c'è il disegnino della bicicletta e dovrebbe funzionare, c'è il ping pong, c'è lo yoga, c'è qualche sport cinese come il badminton. Ragazzi, sento sempre parlare di badminton, ho amici cinesi qui che giocano a badminton, prima o poi vi farò un video mentre gioco a badminton e farò un monitoraggio con un orologio di questi, magari quelli che avrò durante il momento. Le misurazioni sono abbastanza precise per la camminata dopo pranzo, è possibile lanciare anche l'attività sportiva dall'applicazione, prendere magari il cuore, qualche altro dato qui direttamente dal nostro orologio, ma non è uno sportwatch. L'interfaccia è la classica dei cloni, personalizzabile questa volta con 6 tipi di UI, la chiama UI, ossia l'interfaccia, il drawer delle app, è possibile cambiarlo appunto in 6 diversi tipi. Io lascio questo ad Alveare, sono un utente Apple Watch, quindi per me è un pochino più naturale usare questo watch, ma vi faccio vedere la fluidità, ragazzi, che c'è qui. Guardate quanto è fluido questo orologio, davvero non ci si crede di trovare un orologio che si muova così fluidamente, soprattutto per la categoria di cloni. All'interno abbiamo le solite funzioncine, quindi attività sportiva, cronometro, possibilità di impostare sveglie direttamente dal nostro orologio, quindi senza ricorrere all'applicazione, le notifiche, il riepilogo dei passi, del sonno, le nostre varie misurazioni, esercizi, quindi i soliti esercizi fisici, ragazzi, qualche cosina qui e lì per magari cambiare le varie impostazioni del suono per la notifica e del suono per la chiamata. Oltre alla vibrazione si può cambiare una delle suonerie, non ve le faccio sentire perché sono quelle 3-4 suonerie anche un pochino fastidiose, classiche che si trovano sui cloni. Per il resto, ragazzi, funziona bene, si abbassa la tendina, abbiamo tutti i nostri toggle ben sistemati, non disturbare, abbiamo il QR, la possibilità di impostare Alipay per i pagamenti, quindi non si può pagare con NFC in Italia, perlomeno con questo orologio, e qualche impostazione come la luminosità, che è solamente manuale. Abbiamo anche la possibilità, ecco, vi faccio vedere, di lasciare al massimo il display acceso per un massimo di 30 secondi, quindi non abbiamo always on display. Dal basso verso l'alto invece ci sono le nostre notifiche, infatti lui arriva alle notifiche, ci fa vedere parte del messaggio, ragazzi, non interamente, non è possibile rispondere, tutte le notifiche sono settabili dall'applicazione. Non ce ne sono tantissime, quindi solo i social principali. Ho notato che non mi arrivano i Telegram con questo orologio, quindi non ho notifiche di Telegram, perlomeno adesso, poi magari arriva un aggiornamento e sistemerà tutto. È possibile anche ricevere le chiamate, accettare le chiamate, fare chiamate dal tastierino e sincronizzare l'intera rubrica telefonica, quindi non i numeri personalizzabili. Applicabile in materia di protezione dei dati personali e sulla base di quanto previsto nell'informativa privacy. Per maggiori informazioni visita il sito web iliad.it. Per l'offerta mobile digita 1. Brevemente vi parlo dell'applicazione MActive Pro, compatibile sia con Android, come vi ho detto prima, anche con iPhone, applicazione che è sempre un po' la pecca di tutti questi watch, perché
oggi va bene, magari domani arriva un aggiornamento e ogni tanto si chiude da sola. Per adesso non sto trovando problemi, l'ho provato sia con Android un giorno, una giornata per provare, ed è una settimana che l'uso con iPhone, devo dire va bene. Poi c'è la voce gestione chiamate, che non capivo all'inizio cosa fosse. Per accedere alla gestione chiamate, che non è altro il contenitore del Watch Face, ricordate ragazzi di fare il login all'applicazione. Quindi magari loggatevi con Google o loggatevi con una vostra mail, come ho fatto io con la mail di iCloud, senza mantenendo la privacy. Con iPhone si può fare. Ragazzi, amici FonBlog Italia, chiudiamo questa recensione. V17, il nuovo clone, che costa meno perché ve lo potete portare a casa attualmente su KiwiTime, su AliExpress, intorno, ecco, 25-30 euro. Vi potete portare a casa questo watch, ci sono dei pacchetti combinati con 3-4 cinturini, altri accessori, ma lì si sale di prezzo. Comunque base siamo su, ecco, sui 25-30 euro. Vi portate a casa comunque un clone costruito in lega di alluminio, compatibile con entrambi i sistemi operativi. Bello il display, lo devo dire. Per il resto ci sono i soliti buggettini, i soliti problemini, ma ormai non li definisco come tali. Sono un po' una consuetudine, ragazzi, su tutti i cloni. È un orologio che su questa fascia di prezzo, devo dire, mi ha convinto. E io ve lo lascio linkato in descrizione a questo video, ringraziando ancora KiwiTime per questo sample in prova. Vi ricordo inoltre di spolliciare il video, iscrivervi al canale, venitemi a trovare su tutte le mie pagine e profili social, perché stanno arrivando interessantissime novità. Tech.offerte, il nostro canale ufficiale delle offerte, con tanti codici sconto per voi. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!